Allora, buonasera. Oggi è una serata di dirette abbastanza compulsive che si ripetono, impegnative per il rispetto degli orari. E quindi, appunto, proseguiamo con questa diretta adesso parlando di cose radicali. L'abbiamo intitolata Perché no? Ed è in realtà un perché no che possiamo poi vediamo con i nostri ospiti che sono Riccardo Cristiano e Silvana Bononcini, due colonne di Libri TV. Interpretabile in vario modo, poi sentiremo i nostri ospiti come lo argomenteranno e parleremo di cose radicali alla quasi vigilia ormai del congresso annuale di Radicali Italiani, che si terrà praticamente il fine settimana, non questo, il prossimo, a cavallo come consueto tra ottobre e novembre. E quindi Riccardo Cristiano e Silvana Bononcini parleremo un pochino di queste vicende radicali della salute, un po' dell'iniziativa politica radicale, del mondo politico radicale, del contenitore e della forma partito radicale, un po' di tutte queste cose. Io cercherò appunto di fare da moderatore, ci saranno molto probabilmente appunto un contraddittorio perché le idee sono diverse, ma questa arricchisce ovviamente la conversazione e speriamo che la renda più interessante a voi che ci seguite, sia in diretta che registrata. Io inizierei con Riccardo, che è stato un pochino l'ispiratore di questo titolo, quasi, insomma, non il suggeritore, ma l'ispiratore di questo titolo, Perché no? Perché no, che cosa vuol dire per te, Riccardo? Ma guarda, perché no, almeno per quel che riguarda me, significa essere in una fase di riflessione sul essere o meno parte del Movimento Radicali Italiani, Partito Radicale, Lista Pannella, Lista Amnistia, Giustizia e Libertà. Adesso io voglio fare una piccola parentesi, perché io ammiro la storia e quindi per poter pensare al presente e al futuro bisogna fare un passo indietro e quindi guardare la storia. Siccome i radicali sono la storia del paese, mi sono permesso di fare delle piccole ricerche su quello che è stata l'evoluzione del Partito Radicale, di Radicali Italiani e della figura di Marco Pannella. Adesso voi non so se lo sapete, ma domani, che è il 26 di ottobre, ricorre una data storica, no, magari comunque particolare, perché il 26 di ottobre del 2006 ci fu un aspro duello tra Pannella e Capezzone sulle frequenze di Radio Radicale, e in quella data Pannella offese pubblicamente Capezzone e praticamente lo sputtanò dicendogli di andare via come segretario dell'allora Partito Radicale, e questo era l'umore di Pannella. Poi io vi invito ad ascoltare, perché è disponibile proprio su Radio Radicale, utilissimo contenitore, come muto adesso. Vediamo la parola, se la regia è così capace di poterlo mettere sulla chat al volo. Vai pure, Riccardo. Bene, noi abbiamo, diciamo, il nostro nuovo contenitore che è Liberi TV, che è una web TV, e quindi siamo forse l'evoluzione di questo contenitore, direi, perché comunque noi ci rivolgiamo a tutti, non soltanto al mondo radicale. Però se voi avete la bontà di andarvelo a cercare questo intervento, vedrete che Pannella alla fine non è cambiato, cioè, perché Pannella anzi ultimamente peggiorato, direi, perché si schiera apertamente con personaggi di dubbia moralità. Adesso non voglio tirare in ballo Berlusconi, Storace, però vi potete andare a rivedere sempre nel passato prima di fare un eventuale voto futuro. E comunque, che cosa dice? Io adesso mi voglio giusto estrapolare una cosa, perché io sono d'accordo, adesso sembrerà strano, sono d'accordo sul pensiero Capezzone dell'epoca. All'epoca si parlava di Pax, ora parliamo di matrimonio egualitario. E che cosa dice? Ma noi siamo gli unici, attacca il segretario, che in 5 mesi non hanno mai creato un problema al governo Prodi, avendo una caterva così. Sui Pax, sull'eutanasia, sul testamento biologico, sui diritti civili, ci stanno prendendo per il culo, disse all'epoca l'ex segretario Capezzone. Adesso quello che io vado a recriminare a Pannella e alla linea politica di Marco Pannella, e in questo caso ai radicali, è di non essere abbastanza incisivi su delle battaglie che per me, Riccardo Cristiano, membro, parola a cui io dico semplicemente membro, può significare tante cose, ma in certi casi membro significa proprio questo nel Comitato dei Radicali Italiani, cioè essere un membro del Comitato dei Radicali Italiani, mi fa pensare, perché qual è la reale importanza di un membro
del Comitato dei Radicali Italiani. Che in linea politica dà un membro del Comitato dei Radicali Italiani al partito, anzi al Radicali Italiani stesso e al Partito Radicale Transnazionale o comunque alla lista Pannella, che ora non si chiama manco più lista Pannella ma si chiama lista Amnistia, Giustizia e Libertà, che personalmente non condivido come simbolo e come messaggio. Io questo me lo domando anche a Silvana, che sicuramente è una radicale storica, comunque un personaggio storico a cui io sicuramente faccio riferimento e di cui ho rispetto. Però io, Silvana, adesso ti rimando io la domanda: che senso ha far parte di Radicali Italiani? Che senso ha far parte del comitato dei Radicali Italiani? E soprattutto, che senso ha Radicali Italiani oggi, quando in realtà siamo alla mercé degli umori di Marco Pannella, probabilmente buono ad andare in pensione? Ok, parola a Silvana. Riccardino, tu fai la domanda alla persona sbagliata, nel senso che io non sono... No, fermati. Abbi però pazienza anche di ascoltare, altrimenti ci incasiniamo. Io non sono iscritta a Radicali Italiani, quindi questa cosa non te la posso, non ti posso rispondere. Io non sono iscritta perché non sono d'accordo su quello che ha fatto Radicali Italiani. Dal 94 in poi sono venuta via, no, sì. Pardon, credo che sia stato il 2004, sbaglio anno, i 10 punti, sono venuta via perché io non ero in disaccordo, ho seguito Benedetto della Vedova, quindi con altri due o tre di numero e abbiamo fatto altro. Io ti rispondo invece su un'altra cosa, perché tu mi hai detto anche io non sono più radicale, cosa di cui ho dubbio, per esempio c'è ragione. No, aspetta, io non dico che non sono più radicale, io dico che non mi sento più di essere iscritto a Radicali Italiani, che è diverso. Allora, il fatto che comunque ognuno di noi, dentro di noi, abbia un radicale, come diceva all'epoca Marco Pannella, io ci credo in questo, però essere radicale e essere iscritto a Radicali Italiani vuol dire sposare le idee di una persona che io penso probabilmente è arrivato a un certo punto, allora io penso che onestamente non mi voglio federare con un'idea, con un partito presunto. Perché no, ma questo è molto chiaro, Riccardo. Facciamo parlare Silvana. Sì. Allora, scusa. Io ti parlo di radicali in generale e ti parlo, secondo me, di un errore di fondo che c'è e che dovremmo evitare, cioè di non essere pro o contro Pannella, ma di essere con Pannella, che è diverso. E ti spiego anche il perché. È una cosa che mi ha detto in privato Donato Volpicella, il nostro super regista, direi che è la cosa più saggia. Per la semplice ragione che, anche se non pare vero, Marco è un radicale tra i tanti, e senza i tanti radicali, con le loro capacità, lei è Pallina che farà con me la trasmissione perché è in crisi, quindi... È radicale pure lei, dai! Direi di sì, l'ho trovata a Roma al momento di una raccolta, di una sistemazione di referendum, direi 10 o 12 anni fa, l'ho portata a casa, quindi anche lei fa parte di quel gruppo. Comunque il discorso, per tornare a palla, è che nel partito radicale, lo devi chiamare come vuoi, nei radicali tu hai una grossa confusione, un grosso casino. Però sì, ma infatti è voluto, Marco ha scelto questo a mio parere per un estremo atto di generosità e di liberalità. Lui ha permesso una galassia con la possibilità di fare un'infinità di cose in quattro gatti, perché siccome io un po' li conosco, sono sempre quelli che ruotano in tutte le battaglie. Però il discorso è questo, che l'analisi politica di Marco, a mio parere, e non sto rispondendo
alla tua domanda, perché io non sono d'accordo, non posso risponderti su radicali italiani, però ti dico, perché sono con Pannella. Io sono iscritta al Partito Radicale Transnazionale quest'anno, l'ho fatto per un'infinità di anni, sospeso per un po' di tempo per questioni familiari e anche perché il costo, io non ho più i redditi di prima, quindi il costo delle tessere non è di poco conto, però a mio parere va fatto, quindi l'ho fatto. E perché sono con Pannella? Sono con Pannella perché con questo strumento che lui ci ha dato e noi ci siamo dati insieme a lui, si sono fatte un'infinità di cose. Ricorda che il Partito Radicale Transnazionale è un ONG non governativa all'ONU. Ricorda che Nessuno Tocchi Caino è quasi arrivato, non è arrivato alla moratoria di tutti. Sì, Silvana, scusa, io capisco quello che tu stai dicendo, scusa ti interrompo, però il problema rimane. Cioè, il problema qual è? Il problema è che Pannella, forse, probabilmente, ha fatto sicuramente tanto per la storia di questo paese, e io questo lo condivido e lo confermo, però probabilmente adesso è arrivato un punto che nemmeno lui si rende conto. Cioè, non possiamo pensare che tutto quello che dice Pannella è oro colato, non possiamo pensare che abbiamo un leader carismatico, perché alla fine è un leader carismatico, perché addirittura, se ti ricordi bene, nel 2010 ci fu anche una litigata in diretta, quando Bordin in diretta sempre dichiarò le dimissioni, e Pannella disse, ed è una cosa importante da dire, sì è vero, io sono editore e proprietario, quindi lui è editore e proprietario di una rete, che comunque è una rete che gli dà spazio indiscriminatamente a livello di tempi, a livello di tutto, un po' come Berlusconi per Mediaset, quindi potremmo parlare e configurare anche un conflitto di interessi, dove lui parla e sproloquia come vuole, e ci sono una marea di lecchini, e continua a dire lecchini, che gli vanno dietro. E a me sinceramente sembra che manca una cosa nel Partito Radicale, anzi scusa, a Radicali Italiani, ci dobbiamo decidere cosa vogliamo fare da grandi. Cioè, se decidiamo di andare via di casa e lasciare finalmente questo padre padrone e vedere che cavolo le vogliamo fare, perché pensiamoci un attimo, Pannella ha dato, però Pannella non ci sarà per sempre, bisogna un attimino crescere, Riccardo, e pensare di camminare con le proprie gambe, perché Riccardo, questa è una crescita, Pannella non lascia liberi di camminare nessuno. Okay. Vabbè Riccardo, fermati un attimo. Io su questo vorrei che mi rispondessi, non che mi dici, ah sì, cioè rispondimi su questo, se veramente Pannella sta sprogrammando. Cioè, se mi fai parlare, Riccardo, volentieri. Non sono assolutamente d'accordo con te, perché, fermati, stai zitto un minutino però, per una ragione. Io vedo l'invecchiamento di Marco Pannella, lo vedo perché c'è obiettivamente, però al contrario di te sono convinta che lui comunque abbia un'analisi politica che è importante. Io non la condivido, però un'analisi politica direi abbastanza lucida, con dei colpi, delle perdite e con dei colpi buoni, nel senso che sull'amnistia comunque a forza di dai e dai lui è riuscito a far fare il messaggio alle Camere a Napolitano, che era il suo obiettivo. Secondo, forse conviene che andiate a leggervi lo statuto del Partito Radicale, quello che fece Sergio Stanciani. Ecco, leggendo quello probabilmente capirete perché ci sono questi cambiamenti che sono repentini e che sono di Marco e della dirigenza che lo sostiene. Insisto, Marco è la dirigenza che lo sostiene, che è diverso da Lecchini, come dici tu. Perché? Perché in parte, io credo, le persone che lo sostengono, perché non è solo quello, ci sono anche dei militanti e altri, hanno la convinzione opposta alla tua. Quindi, assolutamente. Se tu fermati però, Riccardino.
Sì, però Silvana, ricordati che abbiamo i tempi limitati. Se tu ti prendi per la tua risposta 5 minuti, abbiamo finito la trasmissione. Cioè, tu sei come Pannella in questo momento. Cioè, tu pensi, no, che siamo a Pannella a Bordin, c'hai 3 ore di tempo e puoi dire tutto il contrario di tutto. Cioè, quello abbiamo ancora un quarto d'ora e 20 minuti. Vai, Silvana, concludi e poi andiamo. Oggi abbiamo risposte brevi e circoscritte, insomma. Vai, parla. Riccardino, se il discorso è ampio io non posso che farlo. No, ma non è che il discorso è ampio, cioè io capisco, tu mi stai dando delle risposte. Allora, falla finire, Riccardo, diamo altri 5 minuti e poi dopo passo la parola a te, dai. Ecco, allora, io contrariamente a te, adesso ho perso il filo di tutto quanto, sono convinta che Marco non sia da dismettere, sono convinto che Marco sia da sostenere, da aiutare, e sono convinta che queste cose tu le dovresti andare a dire al congresso, se sei coerente con la tua iscrizione. Se non sei più coerente, guarda, tu vai su, siccome ci vai, siccome sai i tuoi problemi, siccome tu ti vai a iscrivere immediatamente per parlare e hai modo di dire a chi di riferimento e il perché no. Dopo tu l'hai detto e fai quello che credi. E poi in qualche modo ti aspetti, ascolti le risposte e anche eventualmente insulti, sfanculate. Perché io, no, ma io conosco Marco e chi gli sta vicino e quindi so come funziona, ma non mi interessa. Uno se dice io con i radicali o con i radicali italiani sono convinto ci sia uno spazio che debba cambiare, uno lo va a dire lì. Ok, Silvana, con questo tuo consiglio passo la parola a Riccardo per la replica. Io lo potrei anche andare a dire lì, però siccome non lo ritengo utile, lo sai perché? Perché sarebbe giusto dare lo spazio ai congressisti, e tutte le volte succede che altre persone, i famosi big di tutta l'Argentina o comunque quelli che sono da anni lì nel partito radicale, rubano tempo ai congressisti, e magari i congressisti che vengono e fanno chilometri, spendono per poter andare ad albergare, vabbè, in questo caso a Chianciano, ed è un peccato veramente, perché gli interventi dei congressisti sono veramente utili, ed è l'unica ragione per cui io mi sento radicale, sono i congressisti. Anzi, sono i militanti. Io non mi sento radicale per Pannella, io mi sento radicale per i congressisti e per i militanti radicali, per le battaglie radicali. Io per quello mi sento radicale. Però se una persona che io considero folle, perché per me Pannella in questo periodo è un folle, ma non un folle positivo, perché ci sono i folli positivi, cioè quelli che comunque con la loro follia cambiano il mondo in positivo, ci sono quelli che invece sono folli, che vogliono portare quel poco di partito che rimane o quel poco di persone che gli stanno vicino al baratro, perché a me questo sembra. Cioè, se io dovessi avere un leader carismatico, di certo non sarebbe Marco Pannella, perché un Dio già ce l'ho, essendo un credente, e mi basta il mio Dio, non voglio Marco Pannella come Dio, personalmente, che non sbaglia mai ed è solo giustificabile, perché Pannella è solo giustificabile, alla fine è come Berlusconi, come quelli che dicono, ah ma poverino, qua là, tutti sono giustificabili, pure Pannella è giustificabile, e vuoi perché è logorroico, e vuoi per l'età, e vuoi perché comunque ha fatto tante cose in passato. Se vi vedete un bellissimo spettacolo che è Benigni 2005-2006, adesso non ricordo, diceva, parlando no, di Berlusconi, no, faceva il paragone, Berlusconi è uno stupratore, dice vieni in casa, vi stupra la mamma, vi stupra la nonna, vi stupra la zia, poi però sistema l'impianto elettrico, dice beh però ha fatto un bel impianto elettrico, dice tra tutto, ed è la stessa cosa. Cioè voi mi state dicendo, siccome Pannella ha lottato per le battaglie di laicità, divorzio, aborto, eccetera eccetera, ha fatto tante cose buone, continua a farle con l'amnistia, dice stronzate, però vabbè Pannella, cioè, mi sembra che la posizione di Riccardo sia abbastanza chiara. Silvana, non sono d'accordo per niente sulla posizione di Riccardo. No, e beh Riccardo, cioè, mi hai voluto in trasmissione sapendo come la penso, e tu dici le tue, io dico le mie, perché siamo ancora, ma normale, chiaro. No, ma stavo semplicemente no, io ho visto la faccia. Io ti sto dicendo che tu no, non è il mio Dio Pannella, e tu
Pannella è un compagno che per me, di battaglie, di vita, che per me ha un'analisi politica importante, ed è per questo che, e lo capisco, e non lo voglio rottamare, e capisco anche quella scena a cui tutti fanno riferimento del funerale con la bara di Stanzani e la... Assurdo. Lo capisco, che è comprensione e tolleranza verso una vecchiaia che ha dei lati positivi e dei lati negativi. Io sono meno disponibile a scandalizzarmi per alcune cose e sono disponibile a capirlo. Poi il gioco è sempre quello, Riccardo, molto semplice. Vediamo i voti, vediamo le iscrizioni che raccoglie Pannella, vediamo le iscrizioni e i voti che raccolgono altre strutture. Per me è veramente radicale, in senso lato. Allora, io non ho le disponibilità finanziarie, altrimenti sarei iscritto, non c'è pace, senza giustizia sarei iscritto, nessuno sa chi caino. Penso che farei tutto tranne l'era, perché proprio non ci credo, e neppure Radicali Italiani, perché non posso, cioè, hanno fatto un pacchetto referendario che era da raccogliere, io ho fatto quello che ho potuto, pur essendo nella lista civica di Monti, perché era una battaglia, secondo me, hanno fatto le cose sul concordato, hanno fatto e hanno iniziativa politica, che è la differenza tra i radicali e gli altri partiti. Per me, io non ho un Dio, non ce l'ho come ce l'hai tu e in cui credi, io sono molto, molto laica e il mio essere compagno di Pannella sta a significare anche la comprensione per le sue cose. Poiché lui abbia un carattere impossibile, lo so, gliel'ho detto di persona, credi che io e Marco non abbiamo mai litigato, è successo, cioè me ne sono andata, però è Marco e io sono Silvana, perché ci sono, ma sono sicura che lo sono anche per lui, Silvana, perché? Perché sono 30 anni che 30 anni in cui io ho preso questo autobus, perché era l'unico Perfetto. Autobus che mi permetteva, farmi finire, che mi permetteva di fare alcune battaglie. Volevo soltanto introdurre, se mi consentite, magari visto che ho capito la differenza di posizioni, mi sembra che poi è abbastanza inconciliabile. Parliamo un attimino di questo congresso. Si parla che di un momento di trasformazione, di polemica interna. Ecco, a prescindere dal fatto, io spero che ci siate, magari ipoteticamente anche entrambi, perché il Libri TV sarà presente, servirà una mano, ma a prescindere da questo, cosa vi aspettate? Pensate che potrebbe essere un momento di cambiamento anche, non so, all'interno della struttura del movimento, per un qualcosa di, può essere migliore o peggiore, non si può sapere, comunque è un momento di cambiamento. Cosa vi aspettate? Rapidamente Riccardo e Silvano, vai Riccardo. Gianni, io sarò presente, come sai, perché verrò il giorno 31 e giorno 1, ma vengo principalmente per Liberi TV, questo lo dissi all'epoca e lo confermo adesso, vengo per Liberi TV. Cosa mi aspetto dal congresso? Ma guarda, quello che è bello del congresso sono proprio gli interventi dei congressisti, lo ribadisco. Quello che mi dà tanto sono gli interventi dei congressisti, come mi dà anche vedere i banchetti lì delle persone che vendono i propri libri, quello sicuramente è la cosa più importante. Però alla fine che cos'è il congresso? Tutti parlano, raccontano le proprie cose e finisce là, perché poi alla fine i giochi si svolgono a Torre Argentina, nemmeno a Torre Argentina ormai, si svolgono nelle segrete stanze del cerchio magico, cioè di quelle poche persone che gravitano intorno a Marco Pannella. Quindi io non mi aspetto nulla di nuovo dal congresso, perché sono i soliti pochi a decidere. Probabilmente cambieranno i dirigenti, dirigibili, come diceva qualcuno di Radicali Italiani, però alla fine
Cioè, ma pensate veramente, visto che abbiamo, lo abbiamo visto ultimamente con le uscite, cioè, ma cosa conta il Radicali Italiani? Cosa conta il congresso? È un bel momento in cui tutti ci si guarda e ci si ritorna a vedere, è un po' come una festa di quella giornata, ci salutiamo tutti, abbracci, e mi piace questa cosa, ti dico la verità, mi piace, ma è un modo, io vengo per i congressisti, per vederli, ok, per ascoltarli, ma poi alla fine a livello politico non cambia niente. I radicali non contano, perché comunque i radicali rimangono soli, si sono alleati con chi? Alla fine la lista dell'Amnistia, Giustizia e Libertà cosa ha portato? Lo 0, che? Cioè, ma ragazzi, vi rendete conto che non esistiamo? No, io volevo limitarmi al congresso. Non esistiamo. Allora basta da solo io. Ok, Silvana. Ecco, io non posso risponderti per Radicali Italiani perché non ha senso. Io però, Riccardo Cristiano, voglio dire, se con uno 0, scarabocchio di risultato, vai giù, palli! Scusate. In diretta, sta saltando su. Palli giù! Vabbè. Grandioso, il bello della diretta. Eh sì, mi salta sul fornello. Allora, con lo 0, scarabocchio di risultati italiani abbiamo Emma Bonino, ministro degli esteri. Quindi la mia fine è quella, nel senso che non so, io credo che ci sia una grossissima confusione nell'intero panorama politico e un grossissimo deterioramento. Io ho spento, non guardo quasi più i telegiornali, guardo poche robe perché non voglio assolutamente andare in depressione, però se lo stesso. Cioè, c'è servizio pubblico, hanno ragione quelli che lo chiamano servizio pubblico. Cioè, ci sono delle cose che sono allucinanti, io non perdo più neanche il tempo di starli ad ascoltare, perché sono miserie. Io personalmente palli giù! E personalmente, eccola, c'è andata, vabbè, personalmente... credo che si inventeranno qualcosa, sai perché, Riccardo? Perché io sono stato con dei numeri addirittura inferiori. Io mi ricordo, sono stato davanti a Palazzo Chigi quando Emma era commissario europeo per la vita di Radio Radicale e mi sono fermata perché a Roma non c'erano i militanti. A Roma non c'erano i militanti per fare quell'azione. Quindi io sono fermata dopo un comitato per stare lì e dare una mano per questa cosa. Per okay. Cui, Silvana, siamo in chiusura, ti prego. Abbiamo finito il tempo. Io dico soltanto una cosa in chiusura, cioè 30 secondi, voglio solo dire una cosa, a me non interessano i numeri, perché non mi sono mai interessati, mi interessa il messaggio. Siccome purtroppo il messaggio non mi piace, a questo punto io sono in fase di riflessione e mi riprometto dopo il congresso di decidere se fare parte ancora oppure no, ma comunque di certo ascolto il tuo consiglio, Silvana. Vai. E probabilmente diamo questi 30 secondi a Silvana. Vai Silvana, io, 30 secondi. Auguro ai congressisti di fare un buon lavoro, perché comunque serve, quello è la parte italiana del Partito Radicale e quindi forse serve un grosso, secondo me alla fin fine serve che viva Radicali Italiani, perché l'Italia è il paese più incasinato dal punto di vista politico e culturale, che è una cosa micidiale. Non so cosa succederà, so spero che tanti giovani arrivino, perché non devono vincere i 5 Stelle, non deve vincere la Lega, non lo sappiamo, tutta... ce l'hai a morte, ok. No, sì, comunque qualsiasi cosa accadrà, Libri TV la proverà a raccontarla, quindi la potrete vedere e potete sapere. Io vi devo togliere la parola perché qua stiamo con tutte dirette e stiamo accumulando del ritardo. Io vi ringrazio di aver partecipato a questa trasmissione. Un'ultima cosa, Libri TV ha fatto un video sulla storia del movimento radicale dei primi anni 80. Vedetevelo, se volete ve lo posto sulla chat. Grazie ancora e a presto. Ciao Donato, grazie. Posso dire? Rapida, dai.
andate a vedervi il sito www.stradeonline.it. Ok, d'accordo. Grazie, restituisco la linea alla regia.